era morto. In quella sera di giugno a Piazza San Pietro, la folla non riuscì a trattenere le lacrime. Era morto il Papa della Bontà, il Papa della Pace. La sua finestra era chiusa e piena di luce quella sera. Ma si sarebbe riaperta e un altro Papa da quella finestra avrebbe benedetto la folla. Dopo 16 giorni, il 19 giugno, 80 cardinali si isolarono dal mondo per eleggere il successore di Giovanni XXIII. Chi sarebbe stato il prescelto? Un nome ricorreva spesso in quei giorni nei discorsi della gente. Forse per questo l'operatore che ritrasse il Sacro Collegio fermò proprio su di lui la macchina da presa. Il conclave cominciò alle 5 del pomeriggio, quando tutte le porte furono chiuse dall'interno e dall'esterno. Si sapeva che vi sarebbero state due votazioni il giorno e la folla alle 11 del mattino e alle 6 del pomeriggio si accalcò in piazza San Pietro. Aspettava la fumata bianca, circolavano molti nomi tra la gente. Ci incuriosì quell'andirivieni di voci, di pronostici, di voti. E lo registrammo. Ma io penso che sia tra il cardinale Urbani e il cardinale Montini. Ma a me piacerebbe non so l'Ercaro con Farolieri. L'Ercaro? Che ne so io? Io spero Montini. Ci passo Montini? Tra Montini. Tra Montini e Ollercaro. E di due? Montini. Lei? Io sicuro Montini. La prima fumata alle 11 del 20 giugno era nera. Nessuno pensava a un conclave lampo. E i pronostici a questo punto stranamente si fecero incerti. Lei? Montini. Montini? Lei signora? Agagianian. Lei? Agagianian. Lei? Lascio fare lo Spirito Santo. Cosa pensa che sceglierà lo Spirito Santo? Dipende da lui. Montini più facile ce l'appoggio dei cardinali francesi. Ah, io non saprei chi può essere. Speriamo vada buono come quello che è andato via. Fu nera anche la seconda fumata. L'indomani di buon mattino piazza San Pietro incominciò a riempirsi di nuovo. Era una giornata caldissima. Non spirava un alito di vento, ma nessuno volle muoversi. Il sole a picco bruciava la pelle. Un po' di refrigerio nell'acqua delle fontane. Qualcuno svenne per il caldo, ma nessuno si mosse. Erano passate da poco le 11. Ora sembrava che la decisione fosse stata presa qui, sulla piazza. Chi è il Papa? Montini. Montini. Montini anche me. Montini. Per lei? Per me. Per lei? Montini. Montini. Per lei? Montini. Passò più di un'ora, un'interminabile ora di attesa sotto il sole rovente. Alle 12:12 di quel caldo 21 giugno si aprì il balcone della grande loggia. Dietro la croce a stile apparve il protodiacono Ottaviani. Annuncio vobis, gaudium magnum, habemus papam. Reverentissimum et reverentissimum dominum, dominum Johannem Battistam. Sante romane ecclesie, cardinale Montini. Ecco la nuova ecclesia. Quella è la casa Montini. Quello è la finestra dove è nato il Santo Padre. Questo è il letto dove è nato. E io venivo qualche volta a prenderlo in braccio, lo facevo giocare. Venivo sempre a chiamarmi e giocare con lui. E quando avevo tempo venivano a chiamarmi e abbiamo costruito una bicicletta con ruote di legno. Qualche volta andavamo nei campi a mangiare le frutta assieme. La sua mamma diceva, mangia 3 o 4 pere, non di più, non di meno. Allora noi le mangiavamo quello che diceva la mamma. Mi ricordo che quando era piccolo lui, il Santo Padre, veniva qui su un acciolo del fuoco e staccava la lira via Pascolo per andare a fare la polenta, la minestra. È nato a Concesio, nel Bresciano. Lo nominò arcivescovo di Milano Pio XII. Giovanni XXIII nel concistoro del 15 dicembre del 58 lo creò cardinale. Un uomo moderno. A Milano tutti cominciarono a stimarlo. Qui aveva studiato all'Istituto Gonzaga. Ecco cosa pensano di lui a Milano e a Roma. Cominciamo con il suo autista. Quando ero alla televisione a sentire, soltanto quando ho sentito Giovanni, mi è venuto uno sbandimento. Della gioia e del dolore. Della gioia perché è andata, insomma,
è il dolore perché l'abbiamo perso. Cioè, io sono milanese, per me posso dire che è una brava persona, niente altro. Egli è un nostro rappresentante di Milano e quindi tutti i milanesi dovrebbero essere contenti di lui. Un bravo cardinale a Milano, e desidera di dare il barcone della santa di Giovanni XXIII. Non potevano scegliere migliore. Penso che sia un degno successore di Giovanni XXIII. Io penso che è una gran brava persona, speriamo che continui. Ci auguriamo che ottenga la simpatia che ha ottenuto l'altro. Non si rivelerà forse così umano come Papa Giovanni, però sarà sempre e si dimostrerà un grande pensatore. Beh, soddisfatto, potrei essere soddisfatto se segue le orme di Giovanni, quello precedente. Mi aspetto appunto che seguiti la linea stessa politica di Giovanni Roncalli. Speriamo che sia buono come Papa Roncalli. Io spero che sia come altro. Sarà in Coronato e in Piazza San Pietro. In questo solenne inizio del pontificato di Paolo VI, la gente vede la continuazione ideale dell'opera di Giovanni XXIII, che si spense al termine di una messa celebrata nella grande piazza. Benedica vos omnipotens Deum, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Il Papa ha chiesto l'aiuto e il consiglio continuo di tutto il Sacro Collegio. Ne ho grande bisogno, ha detto. Davvero il bisogno è grande, come del resto sincera per quanto umile. La promessa diventa, comprendo, solenne in questo momento di fare quanto a me sarà dato per non smentire questa fiducia.